Eccoci qua, questo video utilissimo per la consultazione del sito Aglia. Allora, siccome spesso e volentieri mi fate sempre le stesse domande e anche durante i cumulativi per le ragazze nuove è sempre un macello perché non capisco, non sono capace, dov'è la valuta, che lingua è, non si capisce niente, come faccio a tradurre? Bene, adesso facciamo il video così non ci sono più equivoci. Allora, prima devo andare qua. Vediamo se. Ok, dovrebbe vedersi qua. E vado a prendermi il mio sito che è aglia.cz, mi raccomando. Ok. Mi carica il mio sito. Ok, allora io ho installato Chrome, quindi vedete qua c'è scritto traduci questa pagina, quindi se io vado qui ho già un grande aiuto perché mi traduce tutta la pagina. Dovete installare Google Chrome. Ok. E mi fa tutta la traduzione, negozio, galleria, vedete che comunque è tradotto. Ok. Se invece non ho Google Chrome o non riesco a installarlo, basta che faccio questa semplice cosa. Apro un'altra pagina, qua in cima, e scrivo Translate. E cosa devo fare? Devo semplicemente aprire il mio traduttore e quando vado sul sito di Aglia, su eShop, dove non capisco qualsiasi cosa, per esempio la prima categoria che sono le novità, mi vado a prendere la mia foto qui del prodotto. Basta che io vada sotto nella descrizione, mi faccio il mio bel copia e incolla. Facendo selezionando tasto destro, mi dice copia, vado nel traduttore e metto la mia. Lui riconosce la lingua, io ce l'ho già impostata perché spesso traduco comunque, altrimenti fate rileva lingua, vi dice che lingua è e da questa parte avete tutta la traduzione. Quindi in un modo o nell'altro si riesce tranquillamente a comprendere il sito. Basta soltanto un attimino di applicazione. Allora, la valuta, dove vedo la valuta? La valuta la vedo qua. Qua. Per chi invece ha soltanto il telefono, vado a prendere il telefono. Per il telefono basta. Allora, poi non so il vostro smartphone. Allora, io metto dentro. Ah no, anzi, ce l'ho già impostato. Allora, vediamo. Ok. Vado sul menu e shop. Ok, la stellina. L'ultima dicitura. Ho il cambio valuta, quindi anche qua da ora non avete più nessun problema perché vi ho fatto vedere tutta la sequenza. Ok, quindi sito, menu a tendina, qua, menu a tendina e shop, la stellina e l'ultima, come si dice, l'ultima scritta e dentro andate a cambiare, quindi anche da telefono potete farlo. Ok, altra cosa, per poter acquistare bisogna registrarsi, quindi se non capite che non avete Chrome, fate la stessa cosa, andate a selezionare quello che c'è scritto qua per poi andare, a parte che qua c'è scritto registra qui, già qua c'è scritto, quindi basta che cliccate sopra. Se non capite quello che c'è scritto, si fa la stessa cosa, si fa copia e incolla di tutto e si va a metterlo nel traduttore. Se avete Chrome è già a posto. Ok? Quindi qua abbiamo nella prima parte le novità. Qui abbiamo tutte
le varie sezioni, quindi qui abbiamo i gel. I gel con le sue sottocategorie. Questi qua sono quelli abbiamo quelli solo V. Ok, la base, il fiberglass, sia chiaro che rosa, il build up, lo still shape nelle due colorazioni, il medium, il compact e i due monofasici. Molte mi chiedono dov'è il monofase. C'è scritto one phase. One phase vuol dire una fase, quindi ok. Poi abbiamo il super shine, che è il sigillante, quello UV, e il brilliant, che è quello per conservare i colori, quello con la protezione UV. Poi abbiamo la zona degli UV LED, se non sbaglio, sì, c'è la base, lo stable, lo stream, il baby builder, che è il semicoprente, l'optimal, il lucido LED e quello in boccetta. Ok? Quindi vedete che in ogni parte c'è il suo. Qua abbiamo il make up, i cover, i vari bianchi French, poi c'è la lampada. È tutto ben ordinato e ben suddiviso. Ecco, mi raccomando, quando entrate nello shop, vedete qua in alto, qua e qua, questi sono altri due shop. Questi non dovete toccarli perché hanno prezzi diversi. Anche quando fate il cumulativo, mi raccomando, mai questi due, ma sempre punto CZ. Ok, altra cosa, quando se dovesse fare il cumulativo, mai mettere il link, che è questa cosa qua in cima. Tutte mi chiedono che cos'è il link. Il link è questo qua azzurro, qua in cima nella barretta. Questo mai con il traduttore Google Chrome inserito, perché altrimenti non sono attivi. Mi raccomando, e questa qua è un piccolo aiuto che io vi ho dato tramite video per poter consultare il sito di Alia, che è semplicissimo. Sembra tanto difficile, ma non è così. Basta soltanto un attimino applicarsi e riuscite alla grande. Spero di esservi stata d'aiuto e al prossimo video. Ciao!